Tando chiuso le zipiata da rete ai guletti di gompo, e mentre Ghilinguer nos installa piano piano per si paesi. Certi, hanno deciso di portare appena d'animazione in desti luoghi montagnoli. Léa è originaria di Gompo e Jean-Philippe di Guascara, un paese a Canto. Tutti e due appassionati di Canto Gorso, si sono impegnati in questo progetto da telo di musica. C'era una domanda e dunque in cui Jean-Philippe abbiamo deciso di andare a Sette d'Ogui. Perché mancava qualcosa in paese, in Utara, o mancava qualcosa non il tema di musica e di canto. E dunque l'atteggio di canto è nato l'anno scorso e tutti i cittadini che campano in paese un po' non mi cavala tutti in aria cioè per fare l'attività. Dunque ora siamo qui e ci ritroviamo ogni marco in campo e poi i paesani passano di tanto in tanto per ascoltare i cittadini e a noi ci piace cantare e a fare cantare e penso che passiamo momenti, belli momenti tutti insieme, ci campiamo. E da a poco ci sarà un concerto? Sì, così ci sarà un concerto in 10 e i cittadini hanno cantare e penso che ci siamo a campare. Ogni marcori sbarca qui una quindicina di zitelli dai quattro ganti di Orodioni. E oramai, parelli, s'avvicina allora di sto famoso concerto. Bientôt, le 16, tu vas chanter devant tout le monde. Oui. Tu es stressée? Oui. Avec quelques chansons que vous aimez, dites-moi. Dinonde. Allégrie. Et Conte tout bail. Ouais. Ben voilà. J'aime beaucoup parce que j'adore chanter et j'adore la guitare, le son de la guitare. J'ai vu que tu chantais même seule. Oui, j'aime bien chanter seule. Je m'entraîne à la maison. C'est quand même un peu plus dur, ça. Oui. Ça te stresse? Pas tellement. Ah. Nous, ce que nous pouvons dire, c'est de faire les gens à sa langue et l'expliquer une fois, hein, ce qui dit la chanson, ce qui dit le poète, ce qui dit tout le monde. Nous dire un poco, ma è difficile perché è sicuro che la lingua c'è poco. Ma quantunque è una porta d'entrata in una musica, ma di nuovo in una lingua vostra. O manco parla rete, sicuro. È sicuro. Riconoscono subito la lingua, capiscono che diventa una lingua sfarenta. Dunque è importante. Già mica male. Voilà, mica male. Tiughi e Maiò, chi si gampano a rombo di canto e di musica, forse a questo esempio gampinco, si sporterà al di là dei confini di Otaro e di Lornaio.